E ritorna il campionato con gli anticipi, il Milan vince il derby ed è primo, la Juventus non va oltre il pari a Crotone, 4 gol del Napoli all'Atalanta. Stefano Bizzotto. Due centravanti, due gol a testa, anzi no, perché uno è stato annullato. Questione di centimetri, in epoca pre-VAR non se ne sarebbe accorto nessuno. Zlatan Ibrahimovic e Alvaro Morata, protagonisti di un sabato che ha lasciato il segno nella classifica di un campionato ancora giovane ma fortemente condizionato dal Covid. Il Milan ha fatto il suo derby, non succedeva da quasi 5 anni, e Ibrahimovic è diventato il più vecchio marcatore. Ma il dato che colpisce è quel +3 in classifica sulla seconda. L'Atalanta, travolta dal Napoli con la prima rete italiana di Osimhen, il +4 sulla Juve, il +5 sull'Inter. Pioli fa il pompiere, ma dal post-lockdown non ha mai perso e dispone di un centravanti che, a dispetto dei quasi 40 anni, è capace di caricarsi la squadra sulle spalle e portarla al di là dei propri limiti. Un centravanti, e che centravanti ce l'ha anche l'Inter, e difatti Romelu Lukaku ha provato a raddrizzare il derby, ci è riuscito a metà. Il problema non è lui, è una difesa, per quanto indebolita dalle assenze, non all'altezza degli altri reparti. Anche il centravanti della Juve, orfana di Ronaldo, il suo l'ha fatto. Morata non segnava in bianconero da 1637 giorni, anche perché in mezzo ha girovagato fra Londra e Madrid. Il gol vero, quello annullato, il palo. Se Pirlo non ha vinto a Crotone, la colpa non è certo dello spagnolo. Infine il centravanti che non c'era, Ciro Immobile. Senza di lui Lazio asfaltata dalla Sampdoria, merito anche di Quagliarella, a proposito di prime punte. Simone Inzaghi a -8 dal Milan, qualcosa non va. La festa...